Una grande città al risveglio mattutino. Le palme denunciano la natura meridionale. Il traffico automobilistico e i civili casamenti moderni parlano di una vita al passo con i tempi di oggi. Siamo a Napoli. Le vecchie case e i vichi appartati che salgono verso la collina. Napoli nuova. Pensiamo che per scoprire alcune fra le più belle strade d'Italia convenga avviarci pian piano ai recenti quartieri di Posillipo. Proprio le strade che fanno piacere agli urbanisti. Aria, quiete, balconi fioriti. Già queste strade sono esse stesse un balcone, spalancato sopra una vista che è vanto di Napoli, della Napoli senza tempo. La Napoli di Santa Lucia. La Napoli dei suoi dintorni, attrattive per i turisti di tutto il mondo. Il Vesuvio e la Solfatara, Capri e Sorrento, ma anche Pompei, Ercolano, le città antiche risorte alla luce del sole. Proprio percorrendo l'autostrada che porta a luoghi così famosi, si attraversa un'altra cinta di Napoli, segnata dalle sagome inconfondibili dell'industria. Ecco come la città partenopea si riconferma oggi capitale della Campania e del Mezzogiorno. Parcheggi d'altro genere. Nella cinta industriale di Napoli se ne possono contare a decine. Vediamo più da vicino, sugli uomini. Un'industria meccanica dove si lavora in linea di montaggio. Siamo tutti meridionali qui, capi tecnici e operai. E questo lavoro in linea di montaggio, o a catena come dice qualcuno, non ci toglie la vivacità. Del resto, le velocità di lavoro linea per linea, gli operai se lissero da sé, di comune accordo. Può darsi che questa sia ancora la prima leva di manodopera industrializzata nel Mezzogiorno. Certo funziona ottimamente. E il tirocinio è stato rapido, oltre ogni speranza. La prima leva, senza rigide costrizioni disciplinari e badando prima di tutto all'umanità nel lavoro. Alle leve successive provvedono le scuole industriali, questa ad esempio promossa dall'IRI e finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno. Così si avviano i giovani a un'istruzione qualificata di oggi. Su questa scuola ci parlerà il capo servizio operativo. Il nuovo centro per la formazione e l'addestramento professionale, dovuto all'iniziativa dell'IRI e della Cassa del Mezzogiorno, accoglie circa 650 allievi che, dopo un corso di 2 anni, basato sopra una conveniente istruzione e sulla pratica del lavoro, ne escono provetti operai qualificati. I risultati si sono dimostrati eccellenti. Gli allievi licenziati dei nostri corsi trovano una pronta sistemazione, confermando le attitudini delle maestranze meridionali che rispondono alle crescenti esigenze dello sviluppo industriale della Campania. Tipi che una volta si vedevano su certe cartoline illustrate di scugnizi vagabondi. E non era colpa loro se il lavoro non c'era. Oggi non manca. A richiederlo sono le fabbriche sorte per iniziativa meridionale o impiantate in cerca di manodopera da grandi industrie del nord. Fabbriche innumerevoli. Basta percorrere la campagna da Napoli a Caserta a Capua. Qui siamo in paesi, già poveri paesi di campagna, che non era improprio definire cadenti. Il vecchio centro caratteristico si mantiene, ma assediato è la parola da una vera febbre costruttiva, la febbre del nuovo, del decoroso, data da una buona vita un tempo sconosciuta. E nei quartieri operai lasciamo pure che i panni si asciughino ai balconi, basta che siano di bucato. Contrasti, l'antica casa patriarcale non trema al traffico di oggi. Il carro agricolo carico di fasci di canapa. Ma anche l'agricoltura cammina, deve aggiornarsi, con la meccanizzazione ad esempio. Contrasti anche per le strade, il meraviglioso vialone di Caserta e l'autostrada a doppia corsia. Lo sviluppo industriale ha bisogno di arterie veloci. Siamo a Salerno. Un'autostrada che proseguirà fino a Reggio Calabria. Vedete in costruzione l'ardito viadotto. Salerno, una città tutta nuova, sorta in pochi anni per merito di una straordinaria capacità di lavoro. Serve innumerevoli fabbriche. Scegliamo le più recenti. Un conservificio.
Un'industria che può considerarsi classica nella Campania, nata per mettere a profitto l'eccezionale feracità del suolo in ortaggi e frutta. Oggi che la materia prima locale non basta più, siamo ora in un grande stabilimento di Napoli, l'industria conserviera si è perfezionata e modernizzata. Monte Vergine è in vista, con il suo famoso santuario. Nei dintorni di Avellino, perché in ogni provincia della Campania si attua un piano di sviluppo industriale, il più moderno cotonificio d'Italia. In questo salone, non sembra, sono al lavoro circa 200 operaie, ma è così vasto. Nella stessa provincia entriamo in un lanificio, ma solo per trovarvi le giovani allieve di un corso professionale. Le anziane insegnano alle apprendiste. Si prega di considerare con attenzione l'età delle maestre. Non vorremmo a questo punto che si dimenticasse del tutto la tradizione. Conviene rientrarci con altre giovani allieve, quelle della Scuola Statale d'Arte di Torre del Greco, la Scuola dei Lavori in Corallo, dell'Incisione dei Cammei, Conchiglie del Golfo, Lava del Vesuvio, dei Gioielli Decorativi. Non vi manca una sezione che potremmo chiamare d'alta scuola. Oggi si tende a fare un'industria anche dell'artigianato e quello del corallo a Napoli in buona parte lo è già. Se poi qualche allievo individualista si rivela capace di un piccolo capolavoro. I granchi stanno attaccati alla riva, i futuri lupi di mare della scuola professionale marittima invece non temono le procelle imminenti. Giuriamo che non segnala SOS. L'imbarcazione è piccola, ma vi si può far pratica di tutte le arti connesse alla guida di uno scafo da piccolo cabotaggio. Questa scuola serve soprattutto a preparare i cosiddetti padroni marittimi. La pesca è un'industria di prim'ordine che in Campania ha ancora bisogno di rifiorire. Ci piace dare a questa scia il significato di un cammino nuovo dell'antica terra di lavoro, nome che un tempo vedeva in parte della Campania un paese di dura fatica. Ora tutta la regione può veramente dirsi terra di lavoro, ma con un senso tutto nuovo dei rapporti umani, con un ritmo tutto nuovo e fecondo di vita. Senza per questo rinunciare al fascino della sua natura, dei suoi costumi, del suo spirito.